Cari amici, benvenuti a una nuova puntata di Pungolo Talk. Siamo ospitati come al solito presso l'atelier di Franco Aliotta qui in via Diego D'Amico a Bagheria. Ospite della puntata di oggi il maestro Mauro Visconti, che ringrazio della sua presenza. Grazie. Benvenuto Mauro. Allora, Mauro è docente al Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo ed è maestro di cappella della cattedrale. È giovanissimo, quindi non si direbbe insomma di questi incarichi prestigiosi, ma non soltanto questi, ce ne sono anche tanti altri. Ma questo naturalmente si raggiunge, questo obiettivo, questo successo, dopo tanti, tanti anni di studio, di abnegazione, di lavoro. Pensate che Mauro Visconti ha iniziato a studiare all'età di 8 anni. Sì, ho iniziato all'età di 8 anni. Sono stato attratto inizialmente dal fascino dell'organo, uno strumento che ho sempre amato e che ho conosciuto frequentando la parrocchia, e in quel periodo tra l'altro avevamo modo di incontrarci e collaborare. Da quella prima passione è nato poi un impegno serio e quindi ho iniziato a studiare privatamente pianoforte, e poi successivamente ho approfondito il mio percorso, ho studiato composizione, direzione d'orchestra, organo, direzione di coro, conseguendo i relativi titoli accademici. Diciamo che quando è iniziato il maestro Visconti, ed era in quell'organo, io ricordo, della parrocchia del Sepolcro, forse i piedini non arrivavano a suonare. Ci sono delle foto che testimoniano appunto quello che stai dicendo, con i piedi non riuscivo a toccare la pedaliera. Il tuo mentore, caro Mauro, è stato, ricordiamolo, tuo papà Pietro, che ha creduto nelle tue facoltà, nella tua grande passione per la musica, ti ha accompagnato fin da piccolo. Purtroppo insomma lui adesso non c'è più, ma sicuramente ti guarda dal cielo e continua insomma a essere soddisfatto delle tue performance. Ecco, tu devi molto a tuo papà, vero? Padre non era un musicista, ma aveva una grande passione. Avrebbe anche lui a suo tempo aveva avuto sicuramente il desiderio di studiare uno strumento, ma le condizioni di quel periodo non lo consentivano, altri tempi, altre necessità. Però ha riversato su di me la sua passione, il suo stimolo, e mi ha sempre accompagnato, mai forzato. Accompagnato, sostenuto, ha fatto sacrifici, perché dicevo prima, inizialmente io studiavo privatamente, quindi questo comportava un onere notevole, economico, e lui non si è mai tirato indietro, e quindi mio padre, mia madre, insomma c'è sempre stato un sostegno forte da parte della mia famiglia. Mio padre non c'è più da 20 anni circa, però è sempre con me. Io sono credente, posso anche dire, ci credo, e quindi lo posso testimoniare, che dopo la sua morte si sono aperte delle strade che io non avrei mai immaginato si potessero aprire. Quindi posso testimoniare che dall'alto spesso siamo sostenuti, aiutati e confortati. E questa vena artistica, diciamo che continua anche con tuo figlio Pietro, anche lui Pietro come tuo papà, suona il violino però. Sì, il piccolino da qualche anno ha intrapreso lo studio del violino, non è stato forzato, è stata una sua scelta, suona il violino, è già iscritto al corso preaccademico in conservatorio e procede con i suoi tempi, ma la passione c'è. Chiaramente i bambini oggi sono distratti da tante attività, tanti impegni, però sono soddisfatto anche per questo percorso. Ecco, nella tua attività artistica diciamo che sono state molte le cose che hai fatto, ma anche delle cose molto belle. Una per tutte, insomma, le due visite dei papi qui a Palermo, di Papa Benedetto e di Papa Francesco. Una grande organizzazione è stata quella, insomma, anche curare un coro di centinaia di coristi. Insomma, ci vuoi raccontare un pochettino queste esperienze? Sì. Queste sono state due occasioni straordinarie, assieme alla beatificazione di Don Pino Puglisi, tre esperienze simili, perché
abbiamo celebrato presso il Foro Italico, abbiamo coinvolto centinaia di coristi perché in queste occasioni era giusto coinvolgere la diocesi, quindi abbiamo scelto un criterio per invitare i cori e avere una rappresentanza di tutta la diocesi. Abbiamo veramente portato avanti un lavoro impegnativo perché gestire centinaia di coristi, prepararli, radunarli in cattedrale per le prove serali non è stato semplice, ma abbiamo avuto una grande soddisfazione. E poi mi permetto di dire che la diocesi di Palermo dal punto di vista liturgico musicale esprime un'impostazione vicina ai dettami del Concilio Vaticano II, alla riforma liturgica, quindi rappresenta mi permetto di dire, non per la mia persona ma per quello che portiamo avanti, un modello, e altre diocesi sono vicini a noi e in alcuni casi chiedono anche consigli e noi siamo ben lieti di collaborare. Diciamo che tu fai parte anche della commissione di musica e canto della Arcidiocesi di Palermo, ogni anno fate anche un convegno di formazione, un corso di formazione all'inizio dell'anno, e quindi anche quello un modo, insomma, per crescere ulteriormente. Sì, è un appuntamento annuale che è aperto agli operatori liturgico-musicali della diocesi e non solo, quindi organisti, cantori, animatori liturgici, direttori di coro. Annualmente la direttrice della sezione musica sacra, la musica sacra liturgica, la professoressa Trapani, invita un relatore di fama nazionale. Devo dire che abbiamo sempre avuto una buona risposta da parte degli operatori della nostra diocesi. Oltre alla relazione abbiamo anche dei laboratori che di anno in anno variano a seconda delle esigenze, delle richieste, però i laboratori che abbiamo proposto con più frequenza sono quello di animatore liturgico, organista, salmista, direttore di coro. Direttore di coro. Ecco, noi ne vediamo, insomma, nelle parrocchie ci sono sempre diversi cori, ci sono diverse attività. Ma naturalmente dal punto di vista liturgico il compito del coro non è quello di fare un concerto, tra virgolette, di solito accade che magari la gente si volta verso il coro tipo ad ammirarlo, manca soltanto l'applauso, ma non è questo invece il compito del coro? No, infatti noi negli ultimi decenni abbiamo assistito a un rifiorire della tradizione corale. Devo dire che Palermo, la Sicilia, ma anche un po' tutta Italia ha avuto questa rinascita. Lo stesso conservatorio, dopo un periodo di inattività, ha reso attiva la cattedra di direzione di coro e composizione corale, di cui mi sono occupato per 7 anni. Spesso cosa accade? Accade quello a cui facevamo riferimento prima, non si tiene conto dell'impostazione della riforma liturgica, perché noi possiamo sicuramente lavorare sulla qualità dei cori, sulla qualità delle esecuzioni, ma dobbiamo tenere presente che il canto, la musica all'interno della liturgia rappresentano dei mezzi che devono consentire al fedele di pregare, quindi proporre delle esecuzioni che non prevedono una partecipazione attiva significa tradire l'impostazione che è data dalla riforma liturgica. Noi perseguiamo questo obiettivo, quindi curiamo il coro, curiamo la qualità del coro, ma prevediamo sempre un ritornello breve e incisivo con dei testi scelti, e per questo entra in gioco il lavoro della commissione liturgica, che è composta da liturgisti, da persone qualificate che sono in grado di scegliere i testi e stabilire come procedere. Ecco, la tua attività all'interno del Conservatorio Scarlatti di Palermo, ormai da tanti anni tu sei insegnante, chi lo sa, in un prossimo futuro anche un incarico più prestigioso? Questo non sta a me dirlo, il direttore viene eletto ogni 3 anni dal corpo docente. Recentemente abbiamo rieletto per la terza volta, dopo una pausa di un triennio, il professore Daniele Ficcola, che si insedierà a partire da novembre, perché il nostro anno accademico parte a novembre. Io sono stato invece eletto in consiglio accademico per la seconda volta, sono stato anche gratificato dal fatto che ho avuto un numero di voti molto al più alto tra tutti i candidati. Questo mi gratifica perché a me piace mantenere buoni rapporti con i colleghi, sicuramente c'è un clima molto positivo e sereno.
Bene, termina qui questa puntata di Pungolo Talk. Ringrazio il maestro Mauro Visconti della sua presenza. Vi ricordo che presso la Cartaliotta potrete anche ammirare questa mostra pittorica di Silvana Lanza, che è qui alle mie spalle. Ringrazio come al solito anche per la collaborazione tecnica Domenico Monreale. Vi do appuntamento alla prossima settimana per un nuovo numero di Pungolo Talk.